Ciao a tutti, oggi vi parlerò di una questione particolarmente cara a noi studenti. Molti non sanno infatti che per il prossimo anno accademico è previsto un aumento delle tasse universitarie. Perché? Beh, la radice è da cercarsi nei provvedimenti del governo che riducono i contributi statali alle università pubbliche. In questo caso, nella fattispecie, si tratta di una riduzione dei finanziamenti per gli atenei virtuosi quali il nostro. Per darvi un'idea, si parla di un aumento, una riduzione dei finanziamenti di circa 12 milioni di euro. Semplificando parecchio la questione che di suo è abbastanza contorta, possiamo assumere che di questi 12 milioni, 8 vengano recuperati da tagli in diversi ambiti, mentre 4 arriveranno dalle tasche degli studenti tramite aumento delle tasse universitarie. Ora, chiaramente se i finanziamenti statali alle università pubbliche calano, è inevitabile che prima o poi ci rimetteremo anche noi. Ma quanto stava per avvenire il nostro Ateneo era abbastanza irragionevole in quanto si prevedeva di aumentare le tasse con criteri piuttosto discutibili. Le fasce di contribuzione differenziata da 5 sarebbero passate a 4, penalizzando molti studenti, e le tasse sarebbero aumentate indiscriminatamente di 200 euro, più 100 euro per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche e magistrali. La proposta alternativa che noi stiamo portando avanti è di non ridurre le fasce di contribuzione differenziata, ma anzi di aumentarle da 5 a 6, in modo da stare attenti alle diverse situazioni degli studenti e di ridistribuire l'aumento delle tasse in base alle fasce di contribuzione. Per cui uno studente in prima fascia di contribuzione non subirà l'aumento delle tasse universitarie, aumento che sarà solo parziale per uno studente in quarta fascia e sarà totale per uno studente in sesta fascia di contribuzione. Per quanto possa sembrare uno slogan ormai obsoleto, il diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione è e resta un nostro diritto per il quale vale la pena di lottare. Alla prossima!